Lockdown, l'esempio dell'Asia è quello europeo, perché l'Asia ne sta venendo fuori bene, e la Cina in particolare, PIL più 4,9% nel terzo trimestre, noi non sappiamo meno quanto, meno 10. La Cina ha fondato il suo attacco al virus su quattro pilastri fondamentali. Numero uno, lockdown ferreo, fatto bene sin dall'inizio, da gennaio. Numero due, l'uso delle tecnologie, delle app per il tracciamento. Numero 3, una comunicazione chiara e diretta del governo, che ovviamente non ha avuto i problemi giusti della nostra democrazia, dove c'è chi dice apriamo, chiudiamo, Milano sì, no, aperitivi, mascherine sì, mascherine no, mentre qua si chiude, si sta a casa, messaggio chiaro e unico, che ha ovviamente convinto i cittadini che non c'era nessuna ambiguità, il problema era serio e quindi i cittadini hanno risposto bene. Hanno risposto perché? Anche per il quarto punto, che è quel senso civico asiatico che deriva un po' in Cina in particolare da millenni di storia imperiale, poi il confucianesimo, che comunque ha dato, diciamo, ai cittadini un senso di appartenenza e di responsabilità verso il paese, che è tipico dell'Asia, non solo della Cina, anche Corea, Giappone, Vietnam, Singapore ne stanno uscendo bene. Noi non l'abbiamo voluto fare, nulla di queste cose. Abbiamo fatto cose annacquate. Io a gennaio mi sgolavo, ma non potevo certo imporre la mia volontà più di quanto mi fosse stato concesso nei media, e ci ritroviamo adesso a inseguire un problema. Questo perché, per mancanza forse di coraggio, forse di leadership, non credo che sia un problema di democrazia, sì, no, perché vediamo che le cose che noi volevamo fare si possono fare, bastava solo volerle. E non c'è nessun conflitto tra economia e salute. Se si faceva bene all'inizio entrambi, si sarebbero raggiunti entrambi gli scopi. Adesso no.